Ciao, è tornato il momento di provare a vincere i gadget di Gianjibir. Come? Rispondendo alle domande di chi vuole essere birrario. Chiamate gli amici che giochiamo. Ed eccoci qua. Però prima di iniziare andiamo a vedere che cosa si può vincere rispondendo esattamente alle nostre domande. Allora, con due risposte esatte si vince il pulisci reggi cellulare di Gianjibir. Qui si regge il cellulare per poter vedere le puntate a mani libere e qua si può pulire il cellulare ed è anche portachiavi. Poi andiamo a vedere con tre risposte esatte si può vincere l'esclusivo portachiavi apri bottiglie e apri lattine ovviamente di Gianjibir e rispondendo esatto a tutte le domande si può vincere la mitica maglietta di Gianjibir. Ma andiamo a iniziare. Siamo qui con David. Ciao David. Ciao. Dici qualcosa di te. Da dove ti stai collegando? Io attualmente vivo a Stoccarda e vivo qui da qualche anno, però sono italiano originario del Molise. Ah, ho capito. Vabbè, ascolta, se sei a Stoccarda non mi puoi sbagliare le domande sulla birra, David. Beh, ci proviamo a non sbagliarle. Sto scherzando, lo sai che Gianjibir è sempre ironia, scherzo e gioco, quindi era una battuta, non ti preoccupare. E siamo qui anche con Filippo. Ciao Filippo! Ciao Gianji! Da dove ti colleghi con noi? Allora, io mi collego da Prato e sono onorato di partecipare. Abbiamo scelto te e David perché siete quelli che hanno risposto più velocemente e con maggiore entusiasmo al nostro appello per chi volesse partecipare, quindi è un grande onore anche per noi averti al nostro gioco. Abbiamo superato ormai le 100 puntate, che ve lo devo confessare. Insomma, ci sono costate in termini economici un po' di soldini. Quindi, se volete aiutarci a continuare con questa avventura di Gianjibir, vi chiediamo un piccolo contributo quando vedete una puntata di Gianjibir. Come fare? Potete andare sotto questo video e cliccare su Super Grazie. Poi decidete voi quanto darci. Dai, fatelo subito, che sennò poi vi dimenticate. Grazie, grazie, grazie. Allora, eccoci alla prima domanda. In una lettera del 1655, il maresciallo Gustav Horn dell'esercito svedese, riferendosi alle truppe schierate sui campi di battaglia, scrive al consiglio di guerra chiedendo che ai soldati deve essere data birra a sufficienza, oppure abbastanza denaro perché possano comprarla. Perché, secondo il maresciallo Horn, era così importante che i soldati bevessero birra? 1. Perché il moderato tenore alcolico della birra, rispetto al vino, faceva vincere la paura, ma manteneva le truppe efficaci. Oppure, 2. Perché si pensava che la birra aumentasse la forza e la resistenza fisica. Oppure, 3. Per evitare che i soldati bevessero acqua non potabile. Via col tempo. Secondi. 4, 3, 2, 1, risposta? La terza. Visto il periodo di cui stiamo parlando, direi che la 3 mi sembra molto ragionevole. La lettera continua così, affinché non siano costretti a bere acqua e quindi a cadere preda di malattie. Quindi la risposta esatta è la 3. Avete risposto esattamente tutti e due. Bene. Seconda domanda. Oggi per noi è normale che esistano diversi stili birrari, prodotti anche dallo stesso birrificio. Ma nella storia della spumeggiante bevanda, quando si è passati per la prima volta dal produrre una sola birra a diverse birre? Cioè, quando è che nella storia si è cominciato a parlare, tra virgolette, di stili? Quindi non si faceva più un solo tipo di birra, ma se ne facevano contemporaneamente più tipi di birra. 1. Nell'antico Egitto,
2 nelle abbazie trappiste, 3 nelle fattorie delle Fiandre. Via il tempo. Risposta. Nelle abbazie, ma non sono sicurissimo. Io direi le fattorie. Intorno al 3000 a.C., in Egitto, venivano prodotti 4 diversi stili birrari. La Zitum, leggera e chiara, la Kurmi, più scura, la Sa, più concentrata e alcolica, da 12 gradi. Quindi la risposta esatta, mi spiace, ma era la numero 1. Avete sbagliato entrambi. La domanda comunque non era semplice, perché anche i monaci trappisti producevano 3 tipi di birra, quella leggera per uso quotidiano, quella più corposa ed alcolica per i momenti speciali o per aiutare a superare il periodo di digiuno pasquale e la birra più leggera che veniva offerta ai viandanti. E non finisce qui, perché anche nelle fattorie si producevano più tipi di birra, 2 per la precisione, una tutto l'anno e un'altra di stagione, la cosiddetta saison, di cui abbiamo parlato in questa puntata. Allora, domanda numero 3. Quante sono le abbazie trappiste ufficialmente riconosciute che possono apporre sulle etichette della loro produzione il marchio di autentica birra trappista? Ok? Le abbazie sono 6, 8 o più di 10. Via il tempo. Secondi. 4, 3, 2, 1, risposta? Non mi ricordo il numero preciso, ma dico più di 10. Io direi più di 10, perché ho letto recentemente la notizia che sono passate da 13 a 12 o qualcosa del genere. Sono 12. Avete risposto esattamente tutti e due. Bene. Quarta domanda. Le birre ottenute con lieviti da alta fermentazione rispetto a quelle ottenute con i lieviti da bassa fermentazione sono 1 più alcoliche, 2 più ricche di aromi dati dal lievito, 3 più dolci e corpose. Via col tempo. Risposta. Direi la 2. Risposta 2. Avete risposto esattamente tutti e due. Perfetto. Quinta domanda. Metti in ordine queste birre dalla più chiara a quella più scura. Le birre sono la Bock, la Dortmunder, la Pilsner americana e la English Pale Ale. Allora, io direi la Pilsner più chiara, sì? Poi la Pale Ale, Dortmunder e Bock. Pilsner, Dortmunder, Pale Ale, Bock. Filippo batte David. 4 risposte esatte. Quindi vincete entrambi il portachiavi, apri bottiglie e apri le attive di Gian Gibi. Perfetto, grazie. Grazie.